Illustrazione dell'ordine del giorno, la consigliera Guadagno. Prego, consigliera, per 5 minuti ne ha facoltà. Buonasera Presidente, grazie. Sicuramente possiamo dire che era importante portare qui questo atto oggi, insomma. L'abbiamo già presentata come mozione, però era importante che fosse discussa in tempo per questa variazione di bilancio. E il Planetario e il Museo della Civiltà Romana rappresentano per Roma Capitale un polo culturale importante. Basti pensare che solo nel 2013 hanno registrato circa 114.000 visitatori, per circa un 10% di tutta la bigliettazione dei musei capitolini. Il Museo della Civiltà Romana è l'unico museo a raccontare con tale livello di completezza la storia della civiltà della Roma antica, che per un periodo che parte dalle origini del VI secolo d.C., che custodisce importanti ricostruzioni plastici e calchi della Roma antica. Il primo nucleo della mostra risale al 1911, tra le opere di fondamentale valore più importante ricordiamo i calchi della colonna Traiana eseguita da Napoleone III e conosciuta in tutto il mondo perché hanno un livello di documentazione che nemmeno la colonna Traiana stessa a causa appunto delle intemperie riporta ad oggi. Il famoso plastico di Gismundi, conosciuto da tutti, in scala 1 a 2500 per 200 metri quadri di ricostruzione della Roma imperiale di Costantino, o ad esempio il pronao di Augusto con il suo testamento spirituale. Questo museo, inutile dirlo, che ha un valore importante non solo per una questione di tipo turistica, ma soprattutto per tutti i cittadini romani, per il suo valore didattico, per il valore che ha nell'educazione per le nuove generazioni. Ed è riscontrato da una serie di raccolte di firma che sono state portate avanti dalla cittadinanza tutta, e in